In antropologia esiste così un settore di ricerca che si chiama antropologia della persona. E antropologia della persona significa questo, che gli antropologi si sono messi a studiare come nelle diverse società la persona viene concepita. Allora, una delle scoperte, diciamo così, più interessanti è che la concezione individuale della persona è molto rara antropologicamente. Cioè, noi per lo più in altre società troviamo un modo diverso di concepire la persona, vogliamo dire anche l'essere umano, qualcosa del genere. Ecco, per noi nulla di più ovvio che dire individuo. Io sono un individuo, tu sei un individuo, e tutti noi, no? Siamo 11-12 individui. Nulla di più ovvio, di indiscutibile, di non problematico. E gli antropologi hanno detto, ma però in altre società troviamo che c'è un modo diverso di concepire appunto la persona. Allora io molto brevemente vi racconto il punto d'inizio, ecco, di tutta questa riflessione antropologica sulla persona. Kanak della Nuova Caledonia, siamo quindi in Oceania, uno studio che lì viene fatto, appunto siamo negli anni 40, questo studio ci descrive il modo con cui i Kanak concepiscono la persona. Vedete questo schema? Sì. Ok, una raggiera. Una raggiera. Allora, per i Kanak la persona è fatta così. State attenti. Cosa c'è? Ci sono dei segmenti. Questi segmenti stanno a significare delle relazioni. Io ho relazioni con mio padre, mia madre, mio fratello, mia sorella, mia moglie, i miei amici, i miei nemici. E così via. Tutto questo insieme, questo fascio di relazioni compone la mia persona. Al centro cosa c'è? Un vuoto. Per i Kanak al centro non c'è un nucleo, un atomo. State attenti, individuo e atomo hanno lo stesso significato etimologico. L'etimologia è esattamente la stessa. Individuo. Atomo, cioè ciò che non si può scomporre. Per i Kanak, al centro c'è vuoto. Cioè ci sono soltanto le relazioni, non c'è un nucleo. Cioè l'uomo è relazione. Fra l'altro, queste relazioni, per i Kanak, non sono soltanto relazioni di un essere umano con altri esseri umani, ma a comporre la persona sono anche relazioni, per esempio, con gli ignami che io coltivo nel mio orto, con gli animali che io caccio. Tutto questo entra a far parte appunto della persona. Gli antropologi cosa hanno detto? Questo qui ovviamente abbrevio, no? Però in sostanza cosa hanno detto? Ecco, questa è una concezione individuale della persona. Cioè togli quell'in, che è un negativo, non individuale, no? Togli quel, ecco, ti rimane individuale, una concezione individuale della persona. Cioè è una concezione relazionale. È una concezione che ti fa capire come quello che noi chiamiamo individuo in realtà non è un individuo, ma è un soggetto, certo, qui conviene usare la parola soggetto, che va bene, è più neutro, no, rispetto a individuo, che è organicamente collegato appunto a tutta una serie di altri esseri, chiamiamoli così, umani o non umani che siano. Gli antropologi hanno visto che non solo tra i Kanak c'è una concezione, ma concezioni molto simili a questa noi le troviamo in molte parti del mondo, a tal punto che Clifford Geertz, per esempio, dice ma la concezione individuale della persona è, da un punto di vista antropologico, una stranezza.
è strano pensare all'essere umano, pensare alla persona come un individuo. Se qualcuno volesse leggere, tu vedo che io ho poi dedicato l'ultimo paragrafo di questo mio, proprio a quello che si potrebbe chiamare l'atto di nascita della concezione individuale dell'anima, in quel caso, cioè Platone nel Fedone, che a tutti i costi voleva dimostrare l'immortalità dell'anima, eccetera, e lui si oppone, no, all'idea pitagorica che l'anima o che l'essere umano sia qualcosa di componibile, un'armonia di molte cose, no, un unico, un qualcosa di non scomponibile. Ovviamente il cristianesimo poi si impadronisce, ecco, di questa concezione e la rilancia, questa concezione dell'individuo. Severino Boezio, VI secolo d.C., no, come definisce la persona? La definisce individua substantia, una sostanza, quindi un nucleo sostanziale, individuo, cioè che non lo puoi scomporre. E questo rimane, no? Io qui poi, vabbè, mi sono divertito a far vedere come nel Medioevo tu prendi Occam, Duns Scoto, eccetera, prima ancora, no? Di Occam, eccetera, questa concezione fortemente individuale, no? Duns Scoto come caratterizzava, no, l'individuo? In termini di ultima solitudine estrema, perché l'individuo è questo nucleo. Sì, poi si dà il caso che si mette a tavola con altre 12 persone, ma tu ontologicamente sei quella roba lì, quel nucleo lì. È una concezione che, ripeto, da un punto di vista antropologico è strana, molto strana. Allora, ci sono dei motivi storici per cui l'individualismo ha preso piede nella nostra civiltà, sono molti. Io adesso vi ho indicato alcune origini di tipo filosofico, ma pensate per esempio al capitalismo, sì. Pensate al modo con cui il capitalismo o le filosofie o il pensiero, diciamo così, di tipo capitalistico si è impadronito di questa idea dell'individuo. No? Che siamo scivolati dal capitalismo al cristianesimo verso l'individualismo. È la base. Dire non c'è un legame, no, tra il platonismo e quello che poi ha riflesso il platonismo del pensiero cristiano, anche nella secolarizzazione del pensiero cristiano, quest'idea del soggetto come individuale cambia, no? Diventa l'umanismo, rimettere l'uomo al centro, rimane l'idea di individuo, l'idea di individuo razionale, l'individuo consapevole. C'è una motivazione, tra virgolette, evolutiva, perché l'individualismo, esatto, porta con sé una modalità di approccio verso il mondo, impegno e di responsabilità, sì, anche di aggressività. Perché forse la civiltà occidentale, quindi un individualismo che in una lettura antropologica molto interessante, questo tra virgolette una minoranza, una stranezza, diventa però dominante di fatto nella cultura globale. La globalizzazione può essere considerata come il prodotto di una mentalità dell'individuo, certo, razionale, economico, che calcolatore, perché effettivamente porta un atteggiamento di dominio, di conquista del mondo. Quindi proprio perché non riconosce la relazione che ha la base. Tentativo di dominare. Sì, la risposta che darei è questa. È più competitivo nell'adattamento, esatto, con altri selezione sistemi culturali. Non lo so, è un'ipotesi. Okay. Ecco, comunque, suggestione. Sull'individualismo credo che sì, appunto, non possiamo in 448, però prendiamolo così, accontentiamoci, ecco, di dire che questa concezione individualistica è qualcosa, ripeto, che antropologicamente è circoscrivibile in qualche modo e addebitabile, insomma, al nostro modo di pensare, eccetera. Io qui, visto che parliamo di individuo, c'è poi un paragrafo dedicato a chi forse più di altri ha sentito, ha avvertito da una parte l'individuo come qualcosa di irrinunciabile e dall'altra però la crisi dell'individuo, cioè Max Stirner.
tu prendi l'unico di Max Stirner, siamo nel 1845, insomma, siamo in quegli anni lì. Questo libro è interessantissimo, proprio ti fa vedere la crisi dell'individuo, dove lui mette in luce che cosa? L'aggressività dell'individuo nei confronti della società, nei confronti degli altri, cioè l'individuo che si vuole impadronire, il senso della proprietà, questo mi appartiene, ecco, no? Tutta quest'idea, ecco. Allora, a un certo momento io in questo libro ho cercato di far vedere come l'individuo, la nozione di individuo entra in crisi, e non solo con Stirner evidentemente, insomma, no? Da una parte, dall'altra l'antropologia porta avanti questa concezione del individuo. Ecco, qui interviene il sottoscritto dicendo, ma forse il concetto giusto non è quello di individuo. Individuo ti dà l'idea della frammentazione, sì, cioè che tu sei diviso, no? Ecco, forse la cosa più giusta è il condividuo. Condividuo? Condividuo. Quindi, la mia proposta, ecco, non abbiamo tante identità dentro di noi, no. Noi siamo dei condividui. Dentro di noi ci sono tante cose, ci sono relazioni, c'è la memoria, ci sono aspirazioni, ci sono conflitti. C'è un conflitto, c'è tante cose. Diciamo che ognuno di noi, per stare in piedi in senso metaforico, come dire, deve cercare in qualche modo di armonizzare un po' tutto questo insieme di cose, coerentizzarle un po'. Ecco, io qui mi permetto di dire, appunto, io non ho un'identità, cerco di avere un po' di coerenza, che è diverso. Un conto è dire io ho l'identità, un altro conto è dire, beh, un po' di coerenza mi fa bene. Quando io dico un po', io sottolineo la virtuosità di quel un po', che vuol dire non troppa coerenza, non troppo poca coerenza. Troppa coerenza vai dallo psichiatra, troppo poca coerenza vai di nuovo dallo psichiatra per motivi opposti, ma certo. Ovvero il condividuo fa emergere l'idea che mi stava a cuore, l'idea della convivenza. Non solo io convivo socialmente, ma io convivo con me stesso, interiormente. Si tratta di convivere, di riuscire a convivere, se ce la faccio. Ecco, allora, quello che io propongo, appunto, in sostituzione del concetto di identità o delle identità plurali, è esattamente questo concetto di condividere.